Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera, benvenuto Oscar Farinetti, buonasera. Imprenditore e fondatore di Italy. Buonasera. Buonasera e ben arrivata Concita De Gregorio, giornalista buonasera. Di Repubblica. Avete sentito che è un duello senza fine quello tra Salvini e Di Maio, poi ci si è messo anche Grillo che oggi ha mandato praticamente un vaffa al leader della Lega. Di Maio ha detto a Salvini che dopo l'arresto del sindaco leghista alle prossime europee la scelta è tra i 5 Stelle e Tangentopoli bis. Dove andremo a finire di questo passo? Subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, immagino che anche tu stia seguendo in queste ore, in questi giorni, questo duello tra Salvini e Di Maio, se ne dicono di tutti i colori, soprattutto dopo l'arresto del sindaco leghista. Di Maio dice che alle europee la scelta è tra i 5 Stelle una Tangentopoli bis, Salvini dice che non capisce perché Di Maio lo attacchi continuamente e così tanto. È intervenuto anche Grillo, oggi ha detto, ha mandato un vaffa praticamente al leader della Lega. Secondo te non diventerà man mano che crescono di intensità questi battibecchi, questi scontri, non sarà sempre più difficile per Di Maio giustificare l'alleanza con la Lega? Ma sì, intanto io penso che questi battibecchi, chiamiamoli così, finiranno il 26 maggio, dopodiché si capirà se i due vogliono restare insieme, dovranno smettere di attaccarsi e ricompattare la coalizione, oppure se decidono di divorziare, allora a quel punto diventeranno anche formalmente avversari. È chiaro che la nuova Tangentopoli non è un'invenzione strumentale, purtroppo c'è un'inchiesta gigantesca a Milano che produce ogni giorno nuovi indagati o nuovi arrestati che riguardano soprattutto il centrodestra lombardo, prima è toccato al governatore Fontana, ieri è toccato all'europarlamentare Comi, oggi è toccato al sindaco leghista di Legnano, più due suoi collaboratori di Forza Italia, quindi questi sono fatti oggettivi e è oggettivo che i 5 Stelle siano più avvantaggiati quando si parla di questione morale perché sono al potere da meno tempo, hanno amministrazioni molto più limitate rispetto a quelle di altri partiti che sono nati 30 anni fa e quando beccano qualcuno dei loro lo cacciano a pedate senza tanti complimenti, quindi è chiaro che loro cavalchino questa questione morale perché rispetto ad altri partiti che hanno molti più indagati, molti più arrestati anche nelle liste delle europee e delle amministrative prossime venture c'è una pinacoteca di casi giudiziari, noi stiamo preparando un dossier, una guida da pubblicare domani o dopodomani sul Fatto Quotidiano proprio per capire esattamente chi ci hanno propinato in lista e quindi è ovvio che la cavalchino. La litigiosità dipende dal fatto che si vota con il proporzionale e quindi alle europee ciascuno deve portare acqua al proprio mulino, in più i 5 Stelle devono recuperare un gap comunicativo che li ha visti schiacciati per troppi mesi sulle posizioni leghiste e quindi lo stanno facendo tutto insieme. Poi che questo governo traballi lo sapevamo dal giorno in cui è nato, le diversità fra i due partiti le conosciamo, questo governo ha una giustificazione unica, il fatto di essere la punizione di tutti i governi precedenti e di non avere un'alternativa, perché probabilmente se avesse un'alternativa questo governo sarebbe già caduto. Allora, Oscar Farinetti è d'accordo con l'analisi di Marco Travaglio, anche da imprenditore. Lei
pensa che questo battibecco sia normale, che questo governo dopo l'Europea andrà avanti, non andrà avanti? Cosa significa anche per il mondo dell'impresa questa situazione politica italiana? Sì, guardi, le rispondo da cittadino, mica da imprenditore. Non sono molto arrapato dal proteggere la mia categoria. Viviamo in un paese dove ognuno parla per la propria categoria, per i propri interessi. È arrivato il momento di guardare un po' più l'interesse collettivo. E si stanno prendendo a botte, ha ragione lui, si stanno prendendo a botte, ma è quello che probabilmente devono fare per questa legge elettorale e per l'Europa. Ci mancherebbe altro, se andavano a braccetto era un problema per qualcuno dei due e quello dei due che poteva avere più problemi è quello che magari è riuscito a esprimersi meno pur avendo quasi il doppio dei voti in questi Movimento 5 Stelle. Diciamo che però, tuttavia, io vedo che mentre da parte del Movimento 5 Stelle c'è stato un cambio di marcia, che io trovo un cambio di marcia per me positivo, insomma, di toni meno della serie sono tutti ladri tranne me naturalmente, anche se adesso c'è il recupero su Tangentopoli, tuttavia di una maggior preoccupazione un pelino per i conti pubblici, dall'altra, e anche di un linguaggio più leggero. Dall'altra parte la Lega, Salvini è partito in tromba con i menefrego, con l'Europa è un disastro, con un modo e un linguaggio sempre più cinico. Definizione di cinismo, analizzare la vita senza usare i sentimenti, cioè sentimenti zero, perché probabilmente pensa che a fare così, a dire che quel cardinale ad allacciare la luce dei bambini che erano 5 giorni che era senza luce o forse anche di più ha fatto una cavolata e poi doveva ancora pagare i 300.000 euro, per cui dall'altra parte poi gli rispondono bene, i 300.000 euro paghiamoli in 80 rate, cioè parte una storia. Il problema è che questo tipo di linguaggio porta agli italiani ad essere sempre più cinici, è un cane che si morde la coda. Concludo dicendole quello, ha ragione Travaglio, non ci sono alternative, a meno che si vada a votare, ma ho grande paura che anche se andiamo a votare poi per le elezioni politiche poi magari non ci saranno di nuovo alternative. Chi lo sa se magari si potrà creare nei prossimi mesi un'alternativa PD Movimento 5 Stelle? Che cosa dici, Concita De Gregorio? Tu sei un'osservatrice della situazione politica italiana da tanti anni. E siamo business as usual, come si dice, cioè sempre in campagna elettorale con un sistema proporzionale, anche chi è alleato insieme al governo si insulta, oppure è sempre successo, c'è qualcosa di diverso? Non c'è dubbio che siamo in campagna elettorale, quindi le posizioni sono quelle che sono perché sono esacerbati i toni e polarizzate le posizioni perché ognuno deve prendere voti per sé. Anch'io trovo che ci sia un formidabile problema di linguaggio, ma a tutte le latitudini, e il linguaggio non è soltanto forma, è sostanza, è contenuto. Guarda quello che è successo stamattina con una insegnante di una scuola di Palermo. Ecco, questo è il clima che mi preoccupa nel paese, no? Un insegnante di una scuola di Palermo a cui è stato sospeso per 15 giorni l'attività e dimezzato lo stipendio per questo periodo per non aver vigilato su una ricerca dei suoi studenti 14enni in un istituto tecnico che hanno fatto una ricerca con video, quindi anche una cosa elaborata, interessante, sul 25 aprile, mettendo a confronto le leggi razziali e il decreto sicurezza. Una cosa assolutamente encomiabile, no? Per una scuola. Poi mi immagino questi ragazzini di 14 anni al tecnico a Palermo, cioè immagino lo sforzo degli insegnanti che sono la colonna vertebrale di questo paese e non li ringrazieremo mai abbastanza. C'è un problema di cultura, di educazione, di linguaggio e un clima politico veramente pericoloso se un insegnante viene punita per questo. Questa il governo è la parte... tiene? Ma il governo, sai, come dire, Salvini, la Lega gode apparentemente di un consenso che si nutre proprio di questo, cioè si nutre proprio di questo linguaggio basico, diretto e anche un po' violento, sostanzialmente antidemocratico. Il Movimento 5 Stelle non gli può andare dietro, evidentemente, perché il suo elettorato è molto meno ideologizzato. Però quello che voglio dire è che quello che accade in questo paese oggi non è uno tsunami, una tempesta perfetta che si è prodotta stanotte, è la conseguenza
di una serie di azioni di governo che sono state condotte negli ultimi anni anche dalla sinistra, che ha governato diciamo, con 3 presidenti del Consiglio consecutivi, prima ancora la grande destrutturazione l'aveva fatta la destra, ma insomma questa è, come dire, la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, ma per capirla bisogna, come i passi sulla neve, no? Andare a guardare a ritroso quello che è successo da almeno 20 anni a questa parte. Teniamoci agli ultimi 2, ma anche capire cosa è successo negli ultimi 2 è molto importante. Marco Travaglio, a un certo punto oggi Salvini e Di Maio si sono insultati anche sui morti, perché Salvini ha detto sono diminuiti i morti in mare e gli omicidi, purtroppo sono aumentati i morti sul lavoro, facendo riferimento al fatto che Di Maio è ministro del lavoro. Di Maio ha definito tutto questo inumano. Che cosa capiranno le elettrici e gli elettori? Ma su questa questione in particolare, i morti sul lavoro purtroppo non dipendono dal Ministro del Lavoro, mentre invece i morti in mare dipendono dalla diminuzione delle partenze, che è un merito, secondo me, del governo Gentiloni e del Ministro Minniti e di questo governo, perché quando partivano 15-20.000 persone all'anno, purtroppo migliaia morivano, quando ne partono poche centinaia ne muoiono di meno e questo è già un piccolo vantaggio. Poi è vero che quelli che non partono stanno nei lager libici dove non si è ancora riusciti a garantire un minimo, non dico di legalità internazionale, ma nemmeno di decenza e di umanità. Però certamente le migliaia e migliaia di morti in mare che hanno lastricato i fondali del Mediterraneo, per fortuna ce le siamo gettate alle spalle e questo ne va dato atto agli ultimi governi che hanno preso in mano la situazione. L'idea che i governi riescano a cambiare tutto o che siano responsabili di tutto è insensata, esattamente come è insensata l'idea che i posti di lavoro li creino i governi. I governi devono cercare di regolare i fenomeni e quindi l'idea che tutto quello che succede di buono sia merito di un governo, tutto quello che succede di cattivo sia demerito di un governo, è un'idea assurda. I governi su certe cose possono fare molto, su altre cose possono fare molto poco. Per esempio, in Italia abbiamo delle norme contro il caporalato, abbiamo delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro molto stringenti. Poi purtroppo ci sono degli imprenditori molto responsabili che le applicano e degli imprenditori molto irresponsabili che se ne fottono. E una giustizia molto lenta, molto inefficiente e molto tardiva che stenta a colpire questi fenomeni. Pensiamo soltanto a quanti cantieri abusivi, a quante aziende abusive che sfuggono proprio al controllo, che sono totalmente sommerse, fanno lavorare migliaia e migliaia di persone che poi muoiono perché non si sa nemmeno che c'è quell'impresa. E quindi è questo la grande sfida della politica, andare a stanare il nero, possibilmente finendola coi condoni e cominciando a stanare l'economia sommersa, che non è soltanto evasione fiscale, è anche morti sul lavoro. D'accordo Farinetti, e siccome nelle ultime ore lo spread è tornato a salire in modo molto preoccupante, tanto da far intervenire oggi Visco, di governatore di Banca Italia, che ha ricordato che cominciamo a pagare il conto dello spread così alto, che cosa significa non solo per gli imprenditori ma per il Paese? È un problemone perché alla fine lo spread è un indice di fiducia al contrario, inversamente proporzionale. Man mano aumenta lo spread vuol dire che la fiducia internazionale nei nostri confronti scende, decade. E il resto del mondo è molto più grande dell'Italia. In Italia ci abita lo 0,83% dei cittadini del pianeta, nel mondo ce n'è il 99,17%. E il fatto che la stragrande maggioranza degli umani si fidi meno dell'Italia per noi è un grande problema, enorme. Guarda, io di mestiere faccio un mestiere che si basa sulla fiducia, no? Faccio il ristoratore nel mondo, andare a decidere a mangiare da un posto piuttosto che un altro è un elemento di fiducia enorme, no? E sto notando, ho notato negli ultimi 10 anni un aumento di fiducia pazzesco verso le eccellenze italiane in generale, cioè ci amano. Noi abbiamo aperto da 3 settimane, un mesetto a Parigi
tre isolati di coda, sempre. I francesi ci vogliono bene della Madonna e adorano la nostra cucina, no? Questo è un grande segnale, ma così avviene negli Stati Uniti, eccetera. Ho amici che vendono mobili, altri che vendono moda, o amici che vendono industria manifatturiera di precisione. Pensate quanto dobbiamo fidarci degli italiani per comprare quelle macchine che misurano, che impacchettano, che sono perfette, e su questo siamo considerati i più bravi al mondo. Esiste questa dicotomia tra il pubblico e il privato, per cui nel privato siamo stimati, nel pubblico un po' meno, ma guardi, se ci pensa un attimo, è la stessa cosa come i conti pubblici, no? Abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa e il massimo del risparmio, credo, a livello mondiale, proporzionato al nostro. Abbiamo i bagni privati degli italiani, cioè, ho visto una statistica ultimamente, i più puliti al mondo, e abbiamo i bagni pubblici meno puliti dell'alta Europa. Esiste questa dicotomia che dobbiamo finalmente spezzare. Cioè dobbiamo riuscire, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Concita prima, sentiamo nell'aria che sta ripartendo una fase nuova. Ecco, dopo la prima, una fase seconda nuova, e questa seconda migliore, e mezza, o rischia di essere peggiore? Deve essere o peggiore. Sempre migliore, per deve forza, se figuri. Deve essere migliore, ma per essere migliore dobbiamo impegnarci ciascuno di noi. Venendo qua il taxista mi ha detto, beviamo troppe bottigliette di plastica, è colpa dei politici. Ma non è colpa dei politici se beviamo bottigliette di plastica, dobbiamo smettere noi di berli, non è colpa dei politici. Ha ragione Travaglio di gran lunga, il compito della politica è quello di creare gli scenari, ma poi ciascuno di noi deve impegnarsi. Poi ognuno sento un po' di pigrizia in giro, sento un po' di lamentosità e soprattutto sento un linguaggio molto cinico. Allora, cinico è la parola che sta anche nel titolo del suo nuovo libro, e Concita De Gregorio ha anche un nuovo libro. E siccome tu prima hai detto che per capire in che fase stiamo vivendo nel nostro paese e a che cosa stiamo andando incontro, bisogna tornare un po' indietro e cercare di ricordarci quello che è successo negli anni passati. Ora, il tuo libro Nella Notte, pubblicato da Feltrinelli, è un romanzo, ma in realtà tutto quello che ci troviamo qui dentro è vero, molto vero, ed è la storia della nostra politica degli ultimi anni, o è anche la storia della nostra politica di oggi? Oggi, il libro è ambientato nel presente, è ambientato nella Roma oggi, di Palazzi del Potere, e però ci sono queste due ragazze trentenni che cercano di ricostruire una storia che non conoscono, relativamente recente ma sepolta, che è la storia degli ultimi anni. Parte da una congiura, la famosa congiura che impedì l'elezione di un Presidente della Repubblica dato per certo, e finisce con la cacciata di Ignazio Marino da sindaco di Roma, che proprio in queste ore è stato completamente riabilitato dalla giustizia. In questa ricerca che queste due ragazze fanno, entrano dentro il potere di allora, ma attraversandolo in quello che è il potere di oggi. Io mi sono tolta la soddisfazione di provare a giocare in contropiede su un campo di gioco che è quello delle fake news, no? Noi siamo continuamente circondati da notizie che apparentemente sono vere, ma in realtà sono false. Io ho provato a fare il contrario, ho provato a raccontare una storia che sembra falsa, ma in realtà è tutta vera. Quasi tutto, direi tutto quello che c'è scritto e in questo libro. E ci sono anche delle cose un po' dall'osservazione, insomma, dove della intanto realtà. C'è anche Farinetti nel libro, vero? Perché mi pare. A un certo punto c'è. Oggi ci siamo tutti nel libro. Ho mandato simpaticamente al diavolo il mio amico Aldo Cazzullo, che mi ha individuato dentro uno che ha un ristorante che si chiamerebbe Gustoso. E non posso essere io, primo perché dice di bere Veuglico Rosé, ci figuri se fosse io, si beve Barolo. E poi non chiamerei mai un ristorante Gustoso, che è un termine terribile. I personaggi che sono nel libro sono maschere naturalmente, non corrispondono esattamente a questo o a quel personaggio, però c'è il giornalista, c'è il critico televisivo, c'è il banchiere, segretario di partito, c'è il che segretario si tira giù i pantaloni, intorno è una bella donna. Il tema è questo: noi siamo una repubblica fondata sulla consulenza. No, siamo una repubblica fondata sulla consulenza. Abbiamo oggi il caso l'ennesimo, ogni giorno ce n'è uno, oggi c'è questo di Laura Comi. Io ho passato la vita a rifiutare consulenze, che vuol dire prendere dei soldi per non fare niente, o spesso per mettere a tacere qualcuno che potrebbe essere critico nei tuoi confronti. Ho passato la vita a rifiutare presidenze di giuria, insomma questi titoli onorifici che
servono per darti dei soldi in modo da neutralizzare. Ci sono tanti giornali online che funzionano così, sul ricatto, sul dossieraggio. Allora io mi chiedo, tutte le volte che ho rifiutato io, qualcun altro ha accettato. Quindi dopo 30 anni ho deciso di condividere con i lettori questa mia esperienza e metterli al corrente di come funziona, perlomeno per quello che io ho capito, come funziona il potere, che è fondato sul ricatto e soprattutto sul ricatto sessuale. Soprattutto sul ricatto sessuale. Beh, fondamentalmente. Scusa Marco Travaglio, anche a te, siccome tu ti occupi di potere da tanto tempo... Beh, forse il ricatto sessuale a Marco non tendono a farlo più con le donne che con gli uomini, no, direi. No, non a lui naturalmente, cioè, ovvero non lo so questo, ma uno, è vero che il potere si basa anche sul ricatto sessuale e... Tu che in molti libri hai ricostruito il passato politico del nostro, e non solo politico del nostro paese, non pensi mai di scrivere un romanzo invece su tutto questo? Non credo di essere capace, a parte il tempo che non ho perché... fare il direttore di un giornale, oltre a impegnarmi per il mio articolo quotidiano, mi impegna anche per gli articoli di tutto il resto del giornale. Questa quindi, è una buona risposta, perché io negli ultimi anni in effetti ho avuto molto tempo libero. Concita lo sa che cos'è vivere senza fare il direttore oppure facendo il direttore, occupandosi solo di se stessi o occupandosi anche degli altri. E poi io non credo di essere capace. Io ho sempre cercato di cercare nei fatti reali delle cose divertenti e interessanti e quindi non mi è mai venuta la tentazione di inventarmeli, anche perché viviamo dei tempi talmente stravaganti che nemmeno se ce li inventassimo riusciremmo a raggiungere la stravaganza di quello che vediamo ogni giorno. Però per poi questo, i romanzi li leggo, quindi adesso questo, leggerò. Marco, che vedrai quando lo leggerai a un ritorno lungo. Scusa Marco, no, finisci perché con il collegamento sennò abbiamo problemi. No, volevo dire che però i romanzi li leggo e quindi leggerò anche quello di Concita. Il ricatto, adesso sessuale o non sessuale, è purtroppo il modus operandi di una classe politica che non si ricambia. Io invito sempre a leggere un'intervista che fece Gherardo Colombo ad Avanzo, periodo che stava al Corriere, su Tangentopoli, che non aveva potuto scoprire tutte le tangenti, e sul fatto che tutti quelli che non erano stati scoperti o erano stati scoperti soltanto per una parte di ciò che avevano fatto, si erano tenuti, come si dice tra giocatori di scopa, il tallone. Cioè si erano tenuti un sacco di informazioni su un sacco di gente da spendere per il loro futuro e per garantirsi una serena vecchiaia. Se la classe dirigente si ricambia e apre le finestre e butta fuori quelli che sono lì da 10 anni e ne butta dentro degli altri, almeno per qualche anno avremmo una politica non ricattabile e non ricattatrice. Se invece abbiamo gente lì da 30 anni, è ovvio che tutti sanno tutto di tutti e non fanno altro che ricattarsi a vicenda. E arrivano fino a 80-90 anni senza che nessuno li smuova. Sì, poi però i nuovi imparano subito, I nuovi imparano subito il meccanismo. Il meccanismo del potere è semplice. Se io so qualcosa di te che tu non vuoi che si sappia, io diciamo ti domino. Allora posso fare due cose. O venire. Ma ci sono delle rivelazioni in questo libro? Sì, però volevo dire a Marco che non c'è niente di inventato in questo libro. È ricostruito in forma narrativa e i personaggi sono diciamo costituiti da pezzi di personaggi diversi. Ma quasi tutto è abbastanza chiaramente riconosciuto. Ed è tutto effettivamente successo. E qual è la, diciamo, allora, la cosa più beh, insomma, è questo, il meccanismo del potere si basa sulle 3 S, segreti, sesso e soldi. Il segreto è quello che serve per avere potere su un'altra persona. Guarda questi siti internet, guarda questi giornali online che fabbricano dei dossier e poi ti tengono in pugno, ma guarda come funziona in generale, no? Il mondo dell'informazione, soprattutto visiva. Quanti scandali di natura sessuale sono emersi negli ultimi anni che hanno costretto alle dimissioni dei leader politici, per esempio, pensiamo solo al caso Marrazzo, al caso Boffo, a cominciare da allora e fino ancora ad oggi. Ma anche i 5 Stelle sono caduti in questa stessa dinamica, no? Ultimamente se ne è parlato molto. Ma i soldi, follow the money, parlavamo delle consulenze, io ti pago per stare zitto, oppure ti pago per metterti a tacere, oppure ti pago...
appunto tutte le volte che qualcuno rifiuta per un c'è qualcun altro ricatto. Che accetta e quindi tutto il mondo poi alla fine si tiene. Io sono venuta in possesso qualche tempo fa per un errore materiale di un file, mi dovevano dare una pennetta che conteneva un testo e hanno sbagliato e me ne hanno data un'altra. In questo file c'erano una serie di dossier a carico di alcune persone molto note, che naturalmente io mi sono ben guardata dal rivelare e dall'usare e le ho restituite. Questi file erano così concepiti. C'erano alcune notizie vere mescolate a un po' di notizie false, quindi erano verosimili. La verosimiglianza delle notizie mette in circolo una serie di... mette in circolo un venticello, la calunnia, e a quel punto tu sei costretto a difenderti. Quando ti devi difendere hai già perso, certo. Perché ti stai già difendendo da qualcosa che dice, ah vedi, però si sta difendendo. Ora, siccome io... molte di queste cose non le ho potute raccontare perché sono stata a un certo punto, come dire, ho alzato le mani rispetto a un sistema che non mi corrispondeva e non potevo più condividere quello che vedevo, quello che sapevo. Diciamo che ho avuto voglia di tornare. Ho avuto voglia di tornare e ho pensato di farlo così anche per evitare i tribunali, Marco, diciamo la verità, perché uno... Diciamo, quando passa 8 anni in tribunale, alla fine dice, sai che c'è, questa volta scrivo un romanzo. Ecco, quindi il romanzo Nella notte di Concita De Gregorio. Invece lei, Oscar Farinetti, prima ha ripetuto in varie occasioni la parola cinismo, cinici. Lei ha fatto questa conversazione, ha scritto questo libro insieme a un matematico, Odi Freddi, che si intitola, questo libro pubblicato dalla Rizzoli, Dialogo tra un cinico e un sognatore. Intanto lei cosa c'entra con un matematico e chi è il cinico e il sognatore? Verrebbe da dire che lei è il cinico essendo un businessman, no? Sì, io penso esattamente il contrario. In realtà io credo di avere una storia approvata per cui sono un sognatore. Passo la vita a sognare progetti e a cercare di realizzarli. Per me il sognatore vero è quello che sogna di realizzare delle robe e poi le fa, no? Le fa queste cose. E il cinico invece è quello che generalizza e semplifica e va a battute. A parte Oscar Wilde che diceva l'arte del cinismo è quello di dire le cose per come stanno anziché per come le immagini, no? Allora, in realtà entrambi vorremmo essere il sognatore ed entrambi diamo del cinico all'altro. Sostanzialmente ci prendiamo a botte per 250 pagine. Lei e Odi Freddi, il matematico. Certo, e sarà il lettore a giudicare chi è il cinico e chi è il sognatore. L'ho fatto con Odi Freddi perché è un grande amico, che stimo moltissimo. È un matematico straordinario, ma non è solo, è anche un uomo straordinario nella vita. Siamo diventati molto amici e un giorno che ci fronteggiavamo sui temi abbiamo deciso di fare questo. In realtà è un libro che racconta, secondo me, bene, ma è conflitto di interessi dirlo, l'atmosfera di oggi. E cioè l'atmosfera di oggi dove il cinismo prevale sui sogni. Mancano i sognatori in Italia. Per esempio, prendiamo il governo, manca un progetto. Il tema è che ci va un progetto. Ci sono molte azioni anche degne di nota, anche fatte bene, ma un paese come l'Italia ha bisogno di un progetto, ha bisogno di un progetto da portare avanti e questo è quello che manca. E quindi, ecco, lei ha detto che insomma, mancano i sogni oggi e c'è molto cinismo. Sicuramente un tema sul quale negli ultimi mesi abbiamo visto molto cinismo è quello dell'immigrazione. Ce lo ricorda Paolo Pagliaro nel suo punto, pochi secondi di pubblicità. Il 20 novembre scorso la procura di Catania fece sequestrare la nave Aquarius di SOS Méditerranée e di Medici Senza Frontiere, accusata di aver smaltito illegalmente un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi a rischio infettivo derivanti dalle attività di soccorso dei migranti. Secondo il PM, le operazioni di smaltimento non corrette avevano procurato alle ONG un profitto di 460.000 euro. Assieme alla notizia del sequestro furono diffuse le immagini che mostravano i corpi del reato, cioè magliette e slip indossati dai migranti. Le didascalie spiegavano che quegli indumenti contenevano possibili virus o agenti patogeni. Il sequestro fece molto rumore, mentre 3 mesi dopo non ne fece nessuno la notizia che la nave era stata dissequestrata e gli inquisiti prosciolti, perché nessun agente patogeno era stato rinvenuto sulla biancheria dei naufraghi e dunque l'accusa di aver sbarcato rifiuti tossici si era rivelata del tutto infondata.
Questa non è stata l'unica delusione per Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania e implacabile accusatore delle ONG, che a suo avviso avrebbero l'obiettivo di destabilizzare l'economia italiana, come ha detto in una trasmissione televisiva. Ieri il giudice per le indagini preliminari ha archiviato un'altra inchiesta catanese contro i responsabili di una missione umanitaria, accusati questa volta di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La loro nave, la Open Arms, aveva salvato più di 200 persone al largo della Libia ed era poi approdata a Pozzallo. Con l'archiviazione è venuta a cadere anche la tesi dei contatti tra le navi delle ONG e i trafficanti di esseri umani, tesi spesso sbandierata ma mai dimostrata. Marco Travaglio, quindi stando alle ultime sentenze, non c'era nessun taxi in mare? No, stando a questa archiviazione, peraltro chiesta dallo stesso Zuccaro, non erano provati i contatti con gli scafisti di quella nave di ONG. A Trapani è stata sequestrata la Jugendrettet della ONG, la nave Juventa, scusa, dell'ONG Jugendrettet, sequestro che è stato confermato in tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione. Sono 20 indagati e ci sono i filmati disponibili su internet in cui si vedono gli scafisti che consegnano i migranti dai loro gommoni a quella nave e poi si vedono addetti dell'ONG che restituiscono le imbarcazioni agli scafisti che con quelle stesse imbarcazioni continuano a fare i trafficanti di esseri umani. Purtroppo questa faccenda è stata trattata soltanto dal punto di vista penale, come se le ONG facessero queste cose per fini di lucro. In realtà le ONG lo fanno per scopi umanitari. Il problema è che non si rendono conto che se si diventa strumento degli scafisti per traghettare i loro carichi umani, si azzera il rischio d'impresa dello scafista e si azzera il rischio giudiziario dello scafista. Quindi, animati dalle migliori intenzioni, si evita allo scafista di spendere per i natanti, perché i natanti provvede l'ONG rilevandoli ai limiti delle acque territoriali libiche con i loro carichi di esseri umani, e soprattutto risparmia allo scafista di affacciarsi alle acque territoriali italiane e quindi di essere identificato dalla magistratura. Bisogna mettersi d'accordo su che cosa dobbiamo fare. Se dobbiamo combattere i mafiosi che trafficano in esseri umani, dobbiamo almeno essere sicuri di beccarli. Con quel sistema lì non ne prendi più nessuno di scafista e ne partono molti di più. Ma non è un problema di dire che le ONG sono delinquenti. Il problema non è che le ONG sono delinquenti, il problema è che si rendevano strumento degli scafisti agevolando la loro attività, perché facevano il tratto di mare che prima facevano le navi degli scafisti. Sicuramente è una questione molto complessa e anche più complessa, ma adesso io ho finito anche il mio tempo, quindi grazie Marco Travaglio, grazie Oscar Farinetti, ricordo il suo nuovo libro scritto con Odi Freddi, Dialogo tra un cinico e un sognatore, pubblicato da Rizzoli, grazie Concita De Gregorio, ricordo il tuo nuovo libro, un romanzo che si intitola Nella notte, pubblicato da Feltrinelli, quindi grazie, grazie a tutti voi, grazie spettatrici e spettatori, in linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita con molti ospiti, quindi restate con noi qui sulla 7 e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.